Allora, innanzitutto comunichiamo con la dovuta sottolineatura questo risultato raggiunto dell'agibilità, che è un'agibilità seria, ponderata, con una grande collaborazione di istituzioni. Abbiamo avuto i complimenti, insomma, un lavoro straordinario, non affatto scontato, e molto bene i rapporti Comune Calcio Napoli su questo punto, oltre che insomma, la prefettura e tutte le istituzioni coinvolte. Questo è un grande risultato che apre una strada molto importante per il futuro. Il prossimo passo è chiudere la transazione formalmente che è in corso tra la società e il comune, e poi dobbiamo immediatamente mettere in campo le azioni amministrative, formali e sostanziali per la realizzazione del nuovo stadio. Questo bisogna farlo subito, e questo ovviamente apre la strada all'ulteriore passo che è la convenzione che scade nel 2014. Come si raggiungerà questo risultato? Lo si fa negli incontri che dovremo avere con il Presidente da un lato, e poi ovviamente con una procedura che sia anche di evidenza pubblica, perché ovviamente questo è un tema, lo stadio è uno stadio della città, non sono previsti allo stato della normativa affidamenti diretti. È ovvio che il mio auspicio che un progetto di questo tipo ci sia la massima partecipazione tra la società Calcio Napoli, il comune, insomma, e tutte le persone di buona volontà. È un'occasione troppo importante per la città avere adesso uno stadio nuovo, ci sono tutte le condizioni. Noi lo vogliamo, il Presidente ha detto che lo vuole, la città lo vuole, quindi bisogna chiudere.